Salve a tutti, eccoci nella seconda parte del video sulla costruzione di una maschera da dottore della peste. La seconda parte, appunto. E se non vi siete iscritti ancora al canale, al mio canale, vi mando quello vero a casa. Vabbè, procediamo. Adesso andremo a coprirlo di cartapesta, anche se il termine cartapesta non è proprio giusto perché andremo a utilizzare delle strisce di carta imbevute di colla vinilica diluita in acqua con l'aggiunta, nel mio caso, di calce perché già ce l'ho preparata così perché mi è servita per un lavoro. E andremo a ricoprire di tante strisce di carta il supporto che abbiamo fatto nello scorso video e vedrete un po' quello che viene fuori. Una mistura di acqua, colla vinilica e calce. Calce perché è quella che ho, se no ci andrebbe pure il gesso, quello che vi pare. Una mischiatina, ecco che lo mischio. Facciamo un battitore con un po' di pistola e via. Adesso pezzetti di giornale inzuppati di questa roba qui. Fino a fare tutto il becco. Adesso santa pazienza, si va avanti così. What up, Don? Ecco, dopo numerose mani di cartapesta, cioè strisce di carta con colla, adesso aspetteremo un po' che si asciughi il tutto. Poi si passerà una ulteriore mano fatta con o carta igienica oppure tovaglioline di carta, sempre intrisi di colla vinilica e calce, quello che sarà, o solo semplicemente acqua e colla vinilica. Ecco qua. Allora, passiamo a carta igienica, un po' come praticamente quando si dora una cornice. Ci prepariamo un po' di foglietti strappando appunto la carta igienica. Prendiamo la solita mistura acqua, colla e in questo caso calce perché al momento è quella che ho. Sì. Thank you.
Nel frattempo il giornale già si è bello indurito. Proprio come se stessimo facendo una doratura. Adesso con una sega a tazza praticamente tagliamo dei cerchi di compensato da un vecchio foglio di compensato, poi utilizzando una lama di diametro inferiore, sempre sulla stessa sega a tazza, un lavoretto un po' di fino con una morsa, questi dischetti tagliamo un ulteriore disco all'interno in maniera tale da farne degli anelli. Questi anelli hanno praticamente la dimensione dei fori degli occhi della maschera con colla vinilica e andiamo ad incollare sull'occhio per dare una finitura. Ecco qua, poi si ripassa con la colla vinilica intorno così da definire bene il contorno. Poi dopo la fine del lavoro una mano di questa vernice di fondo che ho dato in precedenza anche al resto della maschera. Ora, il passaggio successivo è quello di verniciarlo. Prima di verniciarlo, una carteggiatina per togliere un po' di imperfezioni, non troppo, e poi con una vernice grigio chiaro, quella che ho. Poi alla fin fine ci sta pure come
come venice. Procediamo.